Ben ritrovati, eccomi con una nuova recensione libraria. Allora, titolo Artemis, la prima città sulla Luna, autore Andy Weir. Andy Weir l'ho recensito a suo tempo quando pubblicò il suo primo romanzo, ossia The Martian, L'uomo di Marte, romanzo dal quale è stato tratto l'omonimo film con Matt Damon. Sì, ovviamente i film sono sempre meno belli dei libri, anche se a onor del vero il romanzo è stato trasposto in maniera più che dignitosa e anche la pellicola si lascia vedere. Certo, il libro aveva un pathos e un coinvolgimento emotivo senza eguali. Ecco che ritorna quindi lo stesso autore con un altro romanzo sempre a livello fantascientifico e quindi ci propone Artemis, la prima città sulla Luna. Allora, i dati sono casa editrice Newton Compton, pagine 382, prezzi presi dal sito Amazon sono in formato cartaceo 8,50 euro, in formato Kindle 3,99 euro. Ebbene, che dire di questo romanzo? Protagonista unica e voce a volte anche narrante, una donna, Jets, soprannome di Jasmine Bashara. Jets è venuta su Artemis, questa città sulla Luna, all'età di 6 anni, accompagnata dal padre, che ha lasciato la Siria, loro paese d'origine, per dissidi politici e quant'altro. Lui faceva e fa tuttora il saldatore e Jets, pur avendo un'intelligenza al di sopra della media, ha sempre trascurato di approfondire le sue conoscenze, non si è mai voluta dedicare allo studio, non ha mai voluto conseguire un diploma, una laurea, niente. Ha preferito all'inizio diventare assistente del padre, perché il suo sogno sarebbe stato quello di diventare a sua volta una saldatrice. Solo che a un certo punto Jets ha combinato un disastro, ha litigato col padre e da allora i due hanno rapporti sporadici e molto tesi. Jets quindi ha scelto un altro tipo di vita. Lei lavora come, diciamo, fattorino, spostandosi tra i vari ambienti di Artemis, che altro non è che una città costruita sotto delle cupole. Le cupole in tutto sono cinque, e lei con il suo mezzo di trasporto si sposta da una cupola all'altra per fare consegne. E ovviamente, siccome la vita su Artemis costa, o per meglio dire, è comoda per chi ha denaro, altrimenti diventa un po' dura, come del resto sulla Terra, lei che col suo solo stipendio di fattorina riesce a malapena a pagarsi l'affitto di una stanza dove può stare solo sdraiata sul letto, non può neanche stare in piedi e deve condividere il bagno in comune con altre persone, per incrementare i suoi magri guadagni si dà anche al contrabbando, proprio con la scusa che lei già è sempre in giro per tutta la città facendo consegne, quindi fare scappare in mezzo agli altri pacchi qualcosa di illecito per lei è abbastanza facile. A un certo punto viene contattata da un ricchissimo abitante di Artemis che la coinvolge in un qualcosa di molto, ma molto più grosso. La promessa è un guadagno che le permetterebbe di vivere alla grande, come lei ha sempre desiderato. E quindi accetta, solo che a questo punto lei si troverà coinvolta in qualcosa di molto più grande di quello che si aspettava e assolutamente ingestibile. Eppure lei con la sua forza, sia interiore che fisica, con la sua intelligenza, la sua caparbietà, riuscirà alla fine a sistemare quasi tutto, salvo alcuni particolari. Non vi voglio dire di più perché la storia va letta e scoperta man mano. Il mio giudizio.
Per chi ha letto il primo romanzo, ossia L'uomo di Marte, dico subito, non vi aspettate lo stesso livello di romanzo, assolutamente no. Se L'uomo di Marte è stato un ottimo romanzo di fantascienza, di quei romanzi che da troppi anni non si leggevano più, per quanto concerne proprio il settore fantascientifico, Artemis è un po' una discesa, nel senso che è un romanzo totalmente incentrato sulla figura di Jazz e quindi tutti gli altri, più che personaggi, si possono definire comparse che entrano e escono dalla scena, ma che non danno un grosso apporto e quindi rimane un po' disarmonica la cosa, a mio avviso. Ossia, è impossibile pensare che tutto quello che accade in questa città sulla Luna possa essere risolto alla fine, ci sarà una cosa pazzesca, solo con l'ingegno di una persona. È un po' troppo tirato per i capelli questo romanzo, secondo me. Meglio sarebbe stato far agire di concerto altre persone insieme a Jazz, non soltanto lei e gli altri, proprio veramente dei comprimari di infimo ordine. Oltretutto, secondo me, ci sono troppe volte. Allora, mi correggo. Spesso durante la narrazione, Jazz si fa delle riflessioni, delle domande, si dà delle risposte, fa delle battutine sarcastiche, tutto nella sua mente. Ecco, sì. A volte possono essere anche simpatiche, ma molto spesso risultano delle inutili divagazioni, delle perdite di tempo che nulla apportano alla storia del romanzo. Quindi no, non lo definisco un brutto libro, questo ci mancherebbe altro. Però dopo aver letto L'uomo di Marte io mi aspettavo qualcosa di più. In realtà così non è. Non parliamo poi, e questo è stato notato da molti, della traduzione che è stata fatta, perché sulla Luna, tra le altre cose, si scopre che c'è una grandissima produzione di vetro, perché costruire il vetro sulla Luna è una cosa quasi a costo zero. Motivo. Nel libro c'è scritto perché c'è il silicone. Ora, anche senza essere laureati in chimica, il silicone col vetro non c'entra alcunché. Semmai c'è il silicio. Solo che in inglese silicio si traduce silicon. E di conseguenza, chi ha tradotto il libro, non conoscendo bene i termini chimici, probabilmente, quando si è trovato davanti la parola silicon, l'ha tradotta silicone. Quindi si viene a leggere più volte che sulla Luna si costruisce il vetro perché c'è tanto silicone. No, veramente, col silicone o ci fai i sigillanti, tipo Saratoga, o ti gonfi le tette. Ma di sicuro non ci fai il vetro. Quindi io non so, tra l'altro, adesso scusate, ma voglio andare a vedere se c'è scritto, no, non c'è scritto, chi l'ha tradotto. No, non c'è scritto, vorrei fare un appunto a chi ha tradotto questo romanzo. Silicone, silicio, non è silicone. Beh, sarebbe stato anche un attimo controllare, cioè voglio dire, dovrebbe essere anche normale comprendere che il silicone con la produzione del vetro non c'entri niente, però boh, sempre così, no? Io mi ritrovo a fare traduzioni scrausissime di documenti doganali e pugnette varie. Poi c'è gente che si becca i soldi come traduttore letterario. E poi traduce silicone con silicone. Vabbè, ma torniamo al libro. Dunque, a parte questo errore
marchiano e macroscopico di traduzione. Per il resto si può leggere, sì, si può leggere. È un buon libro di fantascienza, niente di pazzesco, assolutamente non del livello del precedente, però visto che la produzione fantascientifica latita un po', why not? Da tenere poi presente il fatto che almeno per una volta il supereroe, o come in questo caso la supereroina, non è la solita Wonder Woman, made in USA, ma addirittura una siriana. Cosa questa che per certi aspetti mi ha dato un po' fastidio, perché tiravano in ballo niqab piuttosto che imam, inshallah e compagnia cantante. Siccome di questi tempi sta gente mi sta un po' logorando il sistema nervoso, ritrovarmeli anche in un romanzo proprio non mi ha fatto fare salti di gioia. Però leggetelo se vi va. Per chi si era esaltato con l'uomo di Marte, sappia subito che non si esalterà con questo. È un romanzo così, en passant. Speriamo, se tornerà a scrivere ancora, che Andy Weir ritrovi la verve iniziale del suo primo romanzo. Perché se poi mi prende questa china discendente, siamo veramente alla frutta. Con questo io vi riassumo, era Artemis, la prima città sulla Luna, casa editrice Newton Compton, reperibile in formato cartaceo e elettronico sul sito Amazon, all'inizio ho dato anche i prezzi e tutto. Con questo vi saluto, ho scaricato gli altri tre romanzi della serie di Beckett, quella con l'anatomopatologo di cui ho fatto la recensione un po' di tempo fa. Aspettate che vado. Allora, sì, era Simon Beckett. Io vi avevo recensito. Cosa vi avevo recensito? La chimica della morte, che era il primo romanzo in cui compariva il personaggio di David Hunter. Siccome per ora i romanzi sono quattro, sono riuscito a trovare anche gli altri tre e ieri sera ho iniziato a leggere il secondo, che parecchio interessante anche per la, come si dice, location, cioè per il luogo in cui è ambientata, cioè un'isola delle Ebridi. Com'è che le chiama? Ebridi esterne? Una cosa così. Comunque, piglia bene la storia, abbastanza torbida, di quelle che piacciono a me, col cadaverone già alla seconda pagina. Quindi, stay tuned, che prossimamente arriverà anche quella recensione. Per ora io vi saluto con la mia. Mi sono scordata l'altra volta di farvelo notare. La mia camicia da boscaiolo dell'Ontario. Mi piace un casino, ma sta camicia qui. Un bacione, un saluto particolare alla mia amica Adriana di Parma. Ciao Adri. Allora è arrivato, eh? Ci siamo capite. Ciao a tutti.